Andrà tutto bene, puntata numero 155. Oggi è martedì 28 aprile 2020 e sono le 17:05. Ben ritrovato Giuliano. Grazie, Gioacchino. Giuliano, questo è il periodo di emergenza sanitaria, un periodo di emergenza molto molto importante, si sta procrastinando, spero che termini presto, ma non è detto purtroppo. I tribunali si stanno riorganizzando. C'è in ballo il processo telematico penale che non riguarda soltanto gli adempimenti, no? Le notifiche, il deposito, che quindi può essere fatto, si auspica venga fatto prima possibile in modalità telematica, ma soprattutto del dibattimento. Quanto è importante la presenza fisica nello stesso ambiente, quindi nell'aula giudiziaria, delle parti e che cosa, quanto è importante per il pubblico ministero, quanto è importante per il giudice, quanto è importante per la difesa o anche per le parti civili. Dato che il processo quando si arriva alla fase del dibattimento si incentra appunto sul contraddittorio delle parti, questa contesa in cui c'è la cross examination, no? L'esame incrociato, no? Del imputati, delle persone, dei testimoni, eccetera. E la presenza di tutti i soggetti che partecipano a questo contraddittorio delle parti è fondamentale perché, diciamo, consente a chi svolge la domanda, chi svolge l'esame. Ha bisogno del contatto diretto dell'imputato o della testimone. Parliamo di testimone, ora siamo in fase di giudizio. E ha bisogno di vederlo per analizzare quello che è il suo comportamento, il suo modo di esprimersi, le sue reazioni a certe domande, perché ci sono delle domande che suscitano una reazione, vedere come il soggetto reagisce a un certo tipo di domanda, quindi a un certo argomento, perché generalmente io mi ricordo che cercavo di capire qual era l'argomento clou, l'argomento chiave che metteva, purtroppo devo dire, in difficoltà, o l'imputato, o che, vedevo che, era l'argomento chiave della vicenda e su quell'argomento poi facevo le domande, cioè cercavo di capire. Questo per quanto riguarda la parte che svolge l'esame. La parte che non svolge l'esame non è che è inerte, perché ha bisogno, capisce quali sono le situazioni, i momenti in cui deve intervenire il Ministero del Difensore e quando di fronte a domande inammissibili, e cercare di intervenire per esplicare, per svolgere meglio la sua difesa. Lo stesso vale per il giudice, deve capire qual è l'atteggiamento dell'imputato e del testimone che vengono esaminati, perché così può condurre meglio l'esame, ognuno il suo esame, l'esame incrociato. Quindi mi sembra che sia scontato. Io, ripeto, sono in pensione dal 14 aprile e quindi questi problemi non me li pongo più. Io ho svolto, salvo i casi videoconferenze, ma insomma ho svolto i processi televisivi, insomma, direttamente. Per esempio, anche, non solo, anche per esempio l'ultimo, quello relativo all'omicidio di Meredith Kercher. E anche quello si è svolto tutto, mi pare non ci sono stati, tutto in udienza, nella piena contestualità. E quindi penso che sia opportuno questo. Poi se si trovano dei sistemi, io mi auguro che si svolga per quanto possibile, cioè che si guardino negli occhi direttamente PM, difensori, imputato, testimoni, giudice. Sono tutti protagonisti del processo. Giuliano, ma il sentimento, il volto rosso,
un movimento particolare delle mani, dei gesti, non vengono mica registrati durante Questo, l'udienza. questo sì, questo sarebbe auspicabile che ci fosse una videoripresa, anche non solo la registrazione delle dichiarazioni, ma le dichiarazioni, se uno vede, si possono dire delle cose con tante sfumature diverse e ogni frase detta, si dicono le stesse cose, ma il significato che viene fuori può essere molto diverso, a seconda che si accentui una frase o una parola piuttosto che un'altra. È vero quindi che non. Io però mi ricordo, questo è un fatto verissimo, certo, c'è questo problema. Io però mi ricordo che in diverse occasioni mi sono trovato di fronte a delle reazioni assolutamente anomale. Della persona, in questo caso era una persona informata sui fatti, ma ce ne sono state tante. Questa persona a un certo punto ha cominciato, si vedeva che era in grandissima difficoltà, ha cominciato a chiedermi di interrompere l'esame, di non farle più domande. E poi ho visto a un certo punto si è messa a piangere. E allora lì non abbiamo una videoripresa, ma abbiamo il dovere di dare atto di quello che c'è, perché noi, chi l'ha detto che noi dobbiamo solo dare atto delle parole che vengono dette? Qui c'erano delle parole che avevano un significato profondo. Quindi io mi ricordo che detti atto proprio di tutto il comportamento, a un certo punto mi chiese proprio. Questa persona mi chiese, mi supplicò di non farle più domande. Penso che avesse paura, non lo so. Insomma, io mi ricordo che di questa cosa ne detti atto. Poi questa persona è finita indagata. Ho dovuto sospendere l'esame a norma dell'articolo 63, dandole gli avvisi di rito, e poi è finita indagata. Ed è stata poi mi sembra che alla fine si è prescritto, ma la parte civile ha esercitato. Ha ottenuto risarcimento. Quindi, in questo caso, io non avevo una videoregistrazione, ma dovevo dare atto di quello che aveva davanti a me. Sono una persona, se un testimone, un imputato, un indagato anche, piange a un certo punto, dice, si vede che è in difficoltà e piange, io ne devo dare atto. Poi, purtroppo accadeva, ecco, questo succede, che molti giudici invece non hanno questa, molti giudici, sì, molti giudici in genere, non hanno questa attenzione a questi aspetti e tendono a vedere soltanto la dichiarazione, ma uno può dire tante cose con sfumature diverse. È come l'intercettazione. Valutavo le intercettazioni e le volevo sentire. Cioè, ma ha detto questo? Non mi basta. Ci sono tanti, tanti modi di dire una cosa e cambia il significato. Diciamo, si accentuano certi aspetti piuttosto che altri. Quindi, questo, se è vero che c'è questo problema, però si può risolvere quando il pubblico ministero dà atto di quello che avviene. Non c'è niente, anzi. Rende il verbale ancora più aderente alla realtà. Giuliano, un processo purtroppo per un fatto gravissimo, la morte di una ragazza a Perugia. E durante il dibattimento, non oso pensare durante la fase delle indagini, ma durante il dibattimento, quanto è stato importante percepire appunto al di là delle parole le emozioni di Amanda Knox. Ma di Amanda, poi ci sono anche gli altri, ma stato importante perché io mi ricordo che questa ragazza fece diversi interventi, diverse dichiarazioni
diciamo, spontanee e Previste dal codice, anche, no? Previste dal codice. se anche sottoposta all'esame lei, ne va dato atto di questo. Noi abbiamo tratto certe conclusioni perché mi pare, nonostante c'è stata una sentenza finale che dice tante cose, ma poi diciamo al dunque pone in questo caso Amanda in maniera addirittura, usa questo termine, pagina 45 della sentenza, mi pare, era un dato conclamato la sua presenza sul luogo del delitto. E poi risollecito quasi certamente, e quindi in sostanza il quadro. Poi però solleva dei dubbi sulla partecipazione, in sostanza, questo è quello che emerge un po' da questa sentenza, che peraltro è stata una sorpresa, io devo dire, non me l'aspettavo minimamente. Dopo la prima sentenza della prima sezione della Cassazione, pensavo che non ci fosse spazio. Per la prima sentenza della prima sezione della Cassazione aveva accolto pienamente l'impianto accusatorio e anzi aveva sollevato molte critiche all'operato dei periti. E poi ora questa sentenza è stata dimenticata, ma si tratta di due sentenze entrambe definitive. Io ricordo Cassazione, non c'è nient'altro dopo la Cassazione. Sia la prima sentenza che ha annullato l'assoluzione, la sentenza della prima sezione, che l'ultima della quinta sezione che ha annullato la condanna, sono due sentenze definitive. In questo processo mancano ormai le sentenze di merito, sono state tutte annullate. Questa è una, credo, una delle particolarità che mi hanno lasciato così. Abbastanza mi sono interrogato su questo fatto. Quindi, diciamo, l'esito del processo non era prevedibile con quella sentenza. È andata così, prendiamone atto. Poi devo dire una cosa, che dopo il processo, e questa è una cosa che ci tengo perché mi fa piacere, e dopo il processo, in occasione del Festival della Giustizia Penale a Modena, Amanda ha ritenuto di venire, ha avuto il coraggio di venire in Italia, ha dimostrato un notevole coraggio, ha fatto un intervento che io, diciamo, non condivido per quanto riguarda gli aspetti, la critica che ha fatto di certe situazioni che non mi sembra che siano andate come lei, probabilmente lei non conosceva l'ordinamento italiano, però ha detto una cosa molto importante che mi ha fatto molto piacere. Di tutti i soggetti che l'hanno interrogata, che l'hanno, lei ha fatto ha detto delle belle parole nei miei confronti, che io ricordo, e non mi era mai capitato, devo dire, è una novità. Io sono andato in pensione con questa novità, che è successo l'anno scorso. È l'unico imputato, addirittura avevo chiesto l'ergastolo e ho continuato a sostenere la sua responsabilità. Ebbene, è l'unico imputato che ha dimostrato una grande apertura mentale e mi ha addirittura ha detto che vuole incontrarmi. Ecco, questo devo dire, non è mai successo perché generalmente l'imputato non ha un buon ricordo del pubblico ministero. Nel caso di Amanda è andata così e io sono rimasto molto, molto contento di questo atteggiamento, di questa grande onestà che ha dimostrato. E poi ognuno ha le sue idee sul processo, per carità, io non
dico niente, ormai ho concluso e ho concluso, sarà ormai nel 2011 il mio ultimo intervento, però questo atteggiamento devo dire che mi ha colpito. Ecco, questo posso dirlo. Durante il dibattimento, Sì. quanto sono stati importanti i gesti di Amanda rispetto alle parole che diceva? Cioè la comunicazione cosiddetta non verbale, quanto è stata importante anche per te, per farti un'idea? Noi parliamo del dibattimento perché poi c'è lì, Dibattimento. ci sono le indagini anche lì, dibattimento, ma dibattimento ho cercato di porre riparo a questa situazione, ho capito che loro, Amanda diciamo in particolare, ma no, in particolare, insomma, ma tutto l'ambiente statunitense non ha capito il nostro ordinamento. Io ho cercato in tutti i modi, tante volte ho cercato di spiegarlo, autorizzato dal procuratore capo, io ho avuto la fortuna di avere dei capi come durante il processo, anche poi il processo d'appello, perché io e la collega Comodi fummo applicati al processo d'appello, ho avuto dei capi che ricordo con grande simpatia come Giacomo Fumù e Gianni Galati, che era procuratore generale, è stato procuratore generale quando eravamo applicati, che sono stati vicini in una maniera che le ricordo con grande simpatia. E quindi io però mi sono reso conto che loro non lo capivano, questo loro hanno non capivano l'impugnazione, cioè dico, noi siamo in fase di impugnazione, non capivano questa specie di ping pong, lo chiamavano il ping pong. La corte annulla, poi ritorna al giudice di merito, poi il giudice di merito riemette la sentenza, poi viene impugnata e un'altra corte annulla a sua volta, poi annulla in quel caso nell'ultima sentenza senza rinvio. E questo loro onestamente non lo capivano. Per loro c'è sostanzialmente, sia pure poi ci sono possibilità di, credo che però venga possibilità di rivedere la sentenza, ma diciamo non è come, non c'è l'impugnazione come da noi, non è, per loro è più che altro una revisione la sentenza. Quindi la sentenza è primo grado. Allora io tante volte dicevo, il primo grado si è pronunciato con la condanna. Dico, se voi volete così, c'è già stata, è stata condannata. E quindi questo ovviamente c'era una pressione anche di tipo nazionalistico proprio negli Stati Uniti nei confronti a protezione di questa ragazza, che devo dire era stata presentata in sede di indagini dai tabloid britannici come una specie di Circe, cosa che non corrispondeva assolutamente al vero. Però io mi sono trovato in situazioni nel processo, mi pare che fosse il processo d'appello, e mi sono trovato in una situazione, mi ricordo un giorno, poi succedeva questo, che tutto quello che di anomalo veniva di criticabile dal punto di vista statunitense venisse detto nel processo, loro per uno stranissimo e inspiegabile fenomeno lo ritorcevano su di me, quando io invece non ero l'autore di quel comportamento. Mi ricordo un giorno che c'era un avvocato, amico fra l'altro, una bravissima persona, che ebbe durante l'arringa ebbe diciamo la brutta idea di qualificare Amanda una specie di strega, una cosa che
non va detta, non esiste da nessuna parte. E ovviamente la gran parte, perlomeno molti giornali statunitensi, attribuirono quella frase a me. E io mi ritrovai, quindi invece non l'avevo mai detta una cosa del genere, mi ritrovai un giorno in un'udienza, ero in toga, quindi questa giornalista non si rendeva conto anche delle possibili implicazioni che questo comportamento avrebbe potuto avere. Una giornalista americana, proprio come reazione, poi l'ho capito, a questa pretesa mia affermazione che non avevo mai fatto, non mi appartiene, non... mi disse: "You are evil, tu sei il male." E poi arrivò il marito, l'incidente fu finì, ma insomma, ecco, questa purtroppo è una situazione che è capitata anche in altri, anche per altri episodi. Cioè, mi veniva, era un po' come veniva tutto scaricato su di me, essendo il PM, il prosecutor, loro dicevano, e ero io il responsabile di tutto. Io spiegavo che non era così. Ecco, questo è un po' poi per quanto riguarda il comportamento, Amanda si è fatta esaminare e diciamo, ha detto ha parlato in sua difesa, è stata, e ovviamente noi abbiamo sostenuto che le risultanze fossero nel senso della sua responsabilità, anzi è stata... Nelle nostre richieste lei è stata, abbiamo chiesto una pena maggiore per lei perché c'era anche la calunnia in questo caso. Quindi la calunnia ai danni di Lumumba. Non so se mi sono spiegato, forse. Ma ricordo bene io, lo ricordano bene tutti perché è stato un processo mediatico, oltre che giudiziario, ma anche mediatico, gigantesco, ha riguardato tutto il globo. Eh sì. Giuliano, io spero che tornerai a parlare di questo processo perché è molto importante anche in merito a queste due sentenze di Cassazione, anche in merito al fatto che da come mi dici non ci sia stata poi di fatto una sentenza di merito, ma ci siano state soltanto due sentenze, diciamo, che No, sarebbero dovute essere, ecco, sono state annullate, appunto, tutte e due. tutte e due annullate, certo. E quindi con una ultima sentenza che doveva essere di legittimità, che forse non è stata di legittimità. Io la rispetto, posso dire di essere rimasto perplesso anche sotto tanti aspetti, anche l'annullamento senza rinvio. Questo mi sembra, quando l'annullamento non si può motivare un annullamento senza rinvio facendo riferimento al merito, ma solo a fatti che sono indiscutibili, la prescrizione, la morte. E quindi io rispetto tutte le sentenze, però ecco, continuo ad avere molta perplessità, delle perplessità, perché ecco, sull'applicazione delle norme processuali, questo sì. E speriamo ora che con questa emergenza sanitaria, come dire, le cose non si complichino ulteriormente, visto che sicuramente ci saranno dei processi che si celebreranno con notevoli ritardi e con tecniche differenti. Grazie Giuliano e buon pomeriggio. Grazie Gioacchino, grazie altrettanto.